Gentile collega, il caso che porta alla tua osservazione è un caso di acondrogenesi. La acondrogenesi è una patologia caratterizzata da un nanismo severo in cui ci sta una ridotta ossificazione di alcune strutture, quali per esempio la testa e la colonna vertebrale. E che la testa sia poco ossificata lo vedi bene qui. Vedi come vedi bene la parte prossimale alla sonda, che di abitudine si vede male, e quando tu vedi ciò vuol significare che la testa è poco ossificata. E infatti tu riesci a studiare l'anatomia in una maniera precisa, vedi perfettamente il lobo dell'insula prossimale e il lobo dell'insula distale, vedi perfettamente tutte le strutture anatomiche, la biometria corrisponde all'epoca di gravidanza, che è la 18ª settimana. Vedi in maniera chiara il cervelletto. Ti faccio vedere le zone in cui ci sta una maggiore ossificazione, come quella là per esempio dell'occipite, ma come il resto sia proprio una testa di vitrea, di vetro. Ci sono delle zone che sono più ossificate e lo vedi bene qui. Vedi bene qui la falce, vedi bene qui i talami, vedi bene qui il cervelletto, vedi bene qui la cisterna magna, vedrai, vedi bene qui i trigoni e gli atri, come in queste immagini. E allora quando la chiave di lettura per prima è questa, ridotta ossificazione della testa. Ma tu potresti dire, la testa è ridotta anche nella ipofosfatasia maligna, la testa è ridotta anche nella osteogenesi imperfetta tipo 2, ma in quelle ci sono altri segni. Nell'ipofosfatasia maligna è tutto vitreo. Qui tu invece vedi che la colonna, che è rachide, che di abitudine nella acondrogenesi è poco ossificata, qui lo vedi abbastanza ossificato. È chiaro che se vai a fare la radiografia del prodotto del concepimento lo troverai comunque poco ossificato. Nel quasi 100% dei casi ci sta agenesia del sacro, qui invece il sacro, sebbene poco ossificato, si riesce a vedere le ultime vertebre sacrali, come ti sto facendo vedere io. Questo ti fa vedere come ogni caso poi presenta delle sue particolarità. Senza dubbio, ti ribadisco che se tu vai a fare sul prodotto del concepimento la radiografia, la troverai poco ossificata. Ma vedi qui lo splancno cranio, vedi come queste ossa invece sono più ossificate rispetto a quelle dei parietali e della volta cranica. Ti faccio vedere un altro segno. Vedi il labbro normalmente ossificato, ma osserva con attenzione il torace. Vedi un torace grossolanamente regolare, ma osserva una caratteristica. Le coste sono anch'esse poco ossificate nella porzione ventrale, ma sono orizzontalizzate. Altra caratteristica tipica di questa situazione. Il cuore di abitudine non presenta malformazioni ed ecco perché te lo faccio vedere molto superficialmente perché non ci sono di abitudine malformazioni, ma il punto che noi dobbiamo andare a cercare sono le dimensioni degli arti ed ecco che ti appaiono piccoli, normossificati, qui vedi i genitali che sono maschili ma non ci sta una predilezione tra maschi e femmine. Tu vedi il femore, questo femore ha una diafisi abbastanza normale, vedrai il femore destro che invece ha un aspetto più a tromba, più a clavetta, ma sono piccolissime, sono di gran lunga inferiore al primo percentile. Ed eccola qui, l'altro femore con questo aspetto un poco più della parte terminale della diafisi che è slargata e a tromba. E le strutture mesomeliche di abitudine ci sono tutte e due, ecco qui l'aspetto a tromba. Qui ci sono tutte e due e naturalmente sono in miniatura, per cui trovi una certa difficoltà a visualizzarlo, ma ci siamo riusciti. Mentre ricordati, la struttura acromelica è abbastanza regolare, quindi tu vedrai che mentre tibia e fibula sono estremamente piccole, tali da non rientrare di essere al di sotto del primo percentile, invece tu vedrai che il piede corrisponde perfettamente all'epoca gestazionale. Lo vedi qua. Ora, la stessa situazione la osserveremo anche a carico dell'arto superiore, in cui tu vedrai degli omeri piccolissimi, delle ulne e del radio piccolissime e vedrai delle mani relativamente normali.
rispetto alle altre strutture rizo e mesomeliche. Qui vedi l'altro piede che anch'esso è regolare, e vedi la tibia e il perone in miniatura. Arriviamo alle conclusioni. Le conclusioni sono che tu devi fare una descrizione dettagliata, che tu devi segnalare che si tratta di una condrogenesi e qui vedi che il cordone ha tre vasi e devi poi delegare il genetista affinché possa eseguire una diagnosi molecolare e possa, sulla base del reperto fotografico, ma soprattutto del reperto radiografico, andare a vedere se è la condrogenesi tipo 1 o la condrogenesi tipo 2. Tu hai sentito la relazione del professore Canepa, la condrogenesi tipo 2 ha un'evoluzione appena appena un poco meno grave rispetto a quella tipo 1. Devi quindi, a prescindere dalla diagnosi di una displasia severa e letale, non dimenticare la necessità di un approfondimento diagnostico successivo genetico. Perché? Perché è una patologia recessiva e quindi c'è il rischio di ripetibilità e che quindi se si fa la diagnosi molecolare a 12-13 settimane in una successiva gravidanza può essere fatta una diagnosi di precisione. È pur vero che l'ecografia è talmente precisa in questi casi che già a questa epoca ci direbbe se dobbiamo essere ottimisti o pessimisti. Gli arti superiori presentano le stesse caratteristiche degli arti inferiori, quindi con strutture di rizzo e mesomeliche estremamente piccole, con strutture acromeliche abbastanza regolari. Di abitudine ci sta igroma cistico, che in questo caso non c'è. Frequentemente ci sta idrope non immune, che in questo caso non c'è. Ma questo non toglie niente a poter dire che è una controgenesi. Grazie, grazie dell'attenzione.